Questo è un tema che tratteremo in due, io e mia sorella. Allora, riferimento alla bella scrittura digitale che si rifà alle antiche tecniche degli amanuensi che poi in qualche modo sono tradotte oggi con uno strumento di nuova programmazione che dà la possibilità di creare fonte di scrittura. Dunque, per quanto riguarda l'argomento, c'è una piccola introduzione, perché la scrittura di fatto, per poterla poi realizzare, bisogna in qualche modo indirizzarla sulle regole che poi portano a scriverla. Calligrafia deriva da due parole greche, no? Grafos, che è scrittura, e talos, che è bella, che è bello. Quindi, in pratica, l'arte della bella scrittura. Siamo partiti per poter poi capire come si fa a disegnarla con un computer. Siamo ritornati indietro per capire quali sono gli strumenti che tutt'oggi ci aiutano a scrivere. È una tecnica che si sta perdendo nel tempo, quindi è importante in qualche modo capire che tutto quello che si fa oggi poi ha anche una storia. Quindi siamo ripartiti appunto a capire i tipi di strumenti, no, che sono i vari tipi di pennino, che oggi poi li abbiamo trasformati magari nelle penne digitali. Questi sono pennini? Sono una serie di pennini, questi sono una specie di repertorio, no, per far capire. Quelli i primi mi sembravano quelli della penna qui. Sono tutti, su questi sono per gli inchiostri. Sì, sì, perché prima si usavano anche per disegnare. La penna. Sì. Ormai l'ho usato, cioè, sì, sì. Noi abbiamo avuto la fortuna di averci avuto in famiglia quella che sta scrivendo ancora col pennino, perché oggi come altro c'è fatto questa casa. Quindi questi sono appunto i vari strumenti che probabilmente i ragazzi più giovani non conoscono, non si trovano neanche più con tanta facilità. Ci sono strumenti che addirittura si fanno anche da noi, no? Cioè, per dire, basta anche andare sulla rete, ti insegni anche a fare con una piccola canna un pennino. I vari tipi che si trovano, che danno la possibilità di fare scritture particolari, addirittura anche a più punte. L'inclinazione del pennino, che poi dà carattere alla scrittura, perché un gotico, per esempio, non si può scrivere con un pennino a punta fine. Ci vuole appunto con un pennino particolare. Ah, e in base anche all'utilizzo più o meno inclinato riusciamo a creare una scrittura diversa. Questo tutto è una serie di regole che serve velocemente per farvi capire che quando poi scriveremo e formeremo il nostro font, in qualche modo dobbiamo tenere conto di queste regole, perché queste sono le regole della scrittura. Ecco, questo di nuovo è un esempio, no? L'esempio del pennino messo più o meno inclinato, la parte dietro e la parte davanti dello stesso strumento indispensabile, i tipi di carattere, le caratteristiche poi della lettera. Allora, abbiamo la lettera con e senza le grazie. Ecco, quello che vedete in rosso è senza le grazie, quello che lo vedete in verde è con le grazie. E poi i vari caratteri vanno ulteriormente sviluppati, diciamo, con forme che possono essere anche più fantasiose. Guardate quante tipologie ci sono, che nei vecchi libri riusciamo ancora a trovare, soprattutto in quelli amanuensi. Addirittura la particolarità dei capoversi, oppure dei finali, che possono essere con questi appuntamenti. Questo ha un tipo di carattere con le grazie, di nuovo un altro, li scorro velocemente. Questo invece è in pratica più geometrico, per sempre con queste quattro lettere finali. Questo invece è più semplice e è più poi la pagina si può concludere ulteriormente, perché addirittura in questo caso non c'è soltanto il font fino a se stesso, c'è un inserimento anche proprio di composizione della pagina. I capiverso, tutte cose che purtroppo
la scrittura di oggi si sta utilizzando, anche perché per questo ci vuole tanto. Conoscente si trovano sia nella scrittura medievale, come in questo caso va di via, si mescola anche l'iconografia con le simbologie. E poi la parte più pittorica, e questo è proprio dei manoscritti, questo è un manoscritto proprio di musica. I simboli, oppure i finali della pagina, i terminali di rito, e poi le regole che servono per scrivere. Allora, abbiamo innanzitutto le metriche, cioè le distanze che ci sono tra le lettere, perché in questo caso una piena D si andrebbe a sovrapporre, cioè quando facciamo il nostro carattere, in domani lo disegniamo con la nostra caratteristica, cioè se non teniamo conto di queste regole avremo un tipo di pagina che è leggibile. Il corpo della scrittura, vedete che ci sono le lettere, quelle minori, che stanno in righe paralleli, e il grado calligrafico. Questa è la grossezza del tratto, l'unità di misura, che può essere più o meno grande, e la distanza fra le lettere. Inoltre il parallelismo, vale a dire ci sono scritture inclinate e scritture verticali. Poi metriche e gradi, che sono di nuovo le caratteristiche che dettagliano il singolo tratto. Quindi in questo caso ci sono per esempio dei riempimenti che enfatizzano più che mai la scrittura. E poi c'è un piccolo accenno che ci sembra interessante, che appunto fa comprendere questa geometria fondamentale che poi ci deve guidare quando faremo il nostro font, che deriva addirittura dal 1500. Quindi Luca Pascioli era un frate che è conosciuto a livello matematico perché era uno dei più significativi matematici che ha insegnato anche a Pisa come professore, era un frate. E a un certo punto si è trovato a lavorare insieme a Leonardo da Vinci e quindi insieme hanno messo a comune tutta una serie di analisi, e questo caso è il metodo proporzionale della divina proporzione, che in qualche modo aiuta a fare una bella scrittura. Quindi abbiamo due figure geometriche che sono quelle perfettissime, il cerchio e il quadrato, entro cui questo è questo signore che appunto ha fatto queste regole. Questo è di nuovo il cerchio e il quadrato che fa capire la perfezione della figura, e queste sono le lettere che sono iscritte in queste due figure geometriche che guidano appunto nella rappresentazione delle singole lettere. Quindi ad oggi quali sono le scritture più comuni? Abbiamo fra quelle inclinate, abbiamo l'inglese impostato e corsivo, l'italiano, il culello, il stampatello, al duro. Le verticali, il rotondo, il gotico antico e moderno, il gotico delle pergamene del XV secolo, lo stampatello maiuscolo romano. Sono quelle più comunemente usate? Quelle più comunemente, sì, quelle più comunemente usate e quelle che troviamo anche su alcuni trattati che appunto insegnano a scrivere. Questo per esempio è un vecchio testo che abbiamo noi in casa, editato, sono testi che ora si trovano, qualcosa si trova ancora online, anche sulla rete. E quindi vedete quante caratteristiche e quante anche fantasie ci sono nel poter scrivere. Quindi questa è l'introduzione che poi vi porta a fare un passo avanti, quindi dalla scrittura amanuense oppure stampata si passa a quella fatta con il computer. Io passo la parola a mia sorella. Allora, ci provo. Allora, io comincio con un paio di filmati. Allora, abbiamo capito per giù quali sono le tecniche. Prendiamo un pennino, diverse dimensioni, tratto, che può avere diverse inclinazioni e mi dà lo spessore.
cosa possiamo fare dal punto di vista digitale? Possiamo usare due programmi di disegno vettoriale. Possiamo usare Inkscape, che molti lo conoscono, e vi ho fatto un filmatino, un paio di filmati per vedere come si usa. Allora, Inkscape mi dà, aspettiamo che apre, Inkscape ci dà la possibilità, questa è la 048, però va bene anche la 047.2. Se io vado nelle proprietà, di solito si mette 1000x1000 come dimensione, è uno standard, ma può anche variare. A questo punto io ho un foglio di lavoro quadrato. A questo punto vado su questo strumento, Editor di foto SVG, e qui mi comincio a fare la mappatura del carattere. Cioè, in pratica io ora me lo dimensiono per lavorarci meglio e comincio a fare la codifica, cioè prendo il font, ora qui gli metto una misura standard 1000 che poi vedo che poi me la ricambia se la riporto su un altro programma, comunque le modifica per anche dopo, e comincio, metto la A, che è il primo grifo, la B, e con questo vado avanti. Ora questo esempio si ferma a 3 lettere. Ovviamente dovrò fare le minuscole, le maiuscole, i numeri, le lettere accentate. Facciamo la nostra lettera, io la faccio un tratto, ora questa è fatta a titolo di esempio, poi ovviamente vedremo come poterla migliorare. Dobbiamo fare la selezione e unire tutte le parti e dare unione da tracciato. A questo punto io faccio l'abbinamento A e metto prendi la forma. Nell'esempio prendi le lettere che io sto disegnando, quindi io qui vedo che l'abbinamento me l'ha fatto. Sposto la lettera e me ne creo un'altra. Mi faccio la tua. Ora l'ideale sarebbe quello di avere una tavoletta grafica, per esempio una Wacom Bamboo che sente anche la pressione. E, diciamo, anche noi non ce l'abbiamo e quindi ci possono dare degli accorgimenti che veniamo dopo per poterlo risolvere in parte questo problema. Si può allineare rispetto alla pagina con gli strumenti che metto a disposizione Escape, quindi in altezza e verticali, questo lo potevo fare anche sulla lettera A. A questo punto, qua che l'ho unificata, la vado a abbinare e io se la provo vedo che la B mi funziona, quindi B corrisponde alla lettera B. Faccio l'ultima, la C, e a questo punto mi rifaccio di nuovo l'abbinamento. Ho fatto una. Vedete? C, e a questo punto io ho la B. Mi vado a salvare un SVG. Un SVG che io chiamo mio font, no? Ovviamente dovrò dare un nome qualunque, seguendo anche certe specifiche. A questo punto il mio SVG, che non è un semplice disegno, ma è codificato. Allora, in questa parte passiamo ad altro programma, cioè usiamo Font Forge. Come dice il nome, Font Forge è l'IQ del martello per forgiare un carattere. Allora, Font Forge mi permette di riprendere il mio vecchio carattere, quello che ho creato da con SVG. Come lo vado a aprire? A questo punto vedete che ho quelle 3 lettere che corrispondono a tutto. Ho uno strumento di modellazione diciamo, vettoriale come Inkscape, quindi posso usare dei nodi, posso modificarli, adattarli e quindi lavorare sopra il font come faccio con Inkscape. Diciamo che lo strumento è abbastanza ricco completo. Ho le maniglie e posso spostarle. A questo punto posso prendere, ad esempio, la B e vedo che ho le stesse caratteristiche come l'A. Andiamo a vedere un altro strumento importante, le metriche, come ho visto prima, le distanze. Vedete che le metriche, qui ho una specie di simulatore, cioè io metto insieme le lettere che ho scritto, ora ne ho fatte 3, quindi posso dare soltanto 3, e posso a questo punto qui gestirmele e avvicinarle e allontanarle. Posso poi a questo punto dare le caratteristiche del mio font, e in questo caso gli do un nome, mio font, lo metto anche nelle diverse, diciamo lo taglio in un certo senso. E quando sono arrivata in fondo, a questa prima posso mettergli un numero di visione, cioè dargli delle caratteristiche che poi mi serviranno anche in futuro, o a seconda di come lo rilascio, tipo quindi metto 1000, in quale licenza le rilascio potrei concedere a terzi per farlo modificare. A questo punto mi creo il font, TTF TrueType, e io a questo punto me lo vado a salvare proprio sulla scrivania e io mi genero il mio font. Se vedete, ora c'è un validatore, quindi mi dice qui il tuo font ha dei problemi, correggili, però intanto io lo posso forzare. In questo modo io gli dico intanto prendimelo così, così vedo. Se ci andate a cliccare sopra, vedete che questo qui, vedete le varie misure, cioè io ho un font utilizzato per tutti gli effetti, lo vado a installare e a questo punto entrerà nella mia libreria di font che posso usare su tutti i programmi.
programmi. L'aspetto positivo è che io, se premo i tasti sulla tastiera, avrò la corrispondenza di quel carattere, A con A, B con B e via dicendo. Ora vediamo un'altra cosa. Quindi abbiamo detto che questi qui sono stati degli esempi per capire la tecnica. Però io ho un altro problema, no? Capire come costruire questi font. Allora, facciamo una cosa, prendiamo, per esempio, io vado in rete e mi scarico dei font già fatti e già pronti. E allora, prima di cominciare a lavorarci, io voglio capire come faccio. Questo qui è quella di prima, vi faccio vedere quanto delle schermate. Io voglio andarmi a studiare quello che ho già fatto, cioè non mi invento la ruota, cioè voglio capire esattamente se posso aprire un font già esistente. Lo vado, lo apro con font Forge, vado con destra, ci clicco sopra e dico apri con font Forge. Vedete la codifica come è fatta. Entro dentro e vedo il carattere, qui comincio già a capire le dimensioni, le misure, cioè uno che ci ha già lavorato sopra mi dà delle indicazioni di lavoro. A questo punto posso andare a vedere le metriche, vi faccio le mie simulazioni. Ora guardate in fondo questa, quella lettera selezionata e quella sempre in grigio. Guardate in fondo quella è scritto 44, però è la dimensione. E guardate la vicina, vedete, ve lo sposto e qui faccio la simulazione. E magari un carattere corsivo, questo è stampatello, ma un carattere corsivo mi può servire magari per avvicinare certe lettere che per dare una certa continuità. Prendiamo una lettera più elegante, tipo questa diventa più nodi perché non è uno stampatello come l'altra. E vedete qui le metriche come lavorano, vedete questo tipo di carattere particolare mi dà delle distanze diverse, e come l'intervallo, facendo queste simulazioni, poi rivado sulla parte, quella del disegno vettoriale, e correggo il mio disegno. Questo qui lo possiamo anche chiudere. Cosa possiamo poi fare? Allora diciamo, io ho imparato, però effettivamente ho sempre un po' delle difficoltà a lavorare su questi font. Allora cosa mi potrebbe venire in mente se non ho la tavoletta grafica? Ricartare, usare una falsariga come sottofondo per poterci lavorare sopra. Allora io lo posso fare sia con Font Forge che con Escape. Allora, prendiamo ad esempio, questa è un'immagine di un carattere, di un tipo di carattere che io trovo, scusate, vedete, questo qui è il tipo di carattere che è una schedatura vecchio stile che si trovava nei vecchi libri di scuola, no? Quando insegnavano la calligrafia. E ho tutte le lettere dell'alfabeto. Io a questo punto vado con GIMP e ritaglio la lettera, cioè mi faccio la mia base di lavoro. La stessa cosa con la B, ora mi sono fermata. Cosa faccio? Io questa lettera vado, me la importo su Escape e a questo punto, ma questo è sempre GIMP, no? Per vedere come ci si faceva tagliare, la prendo e la importo su Escape, gli metto qualche base di riferimento per poi queste sottofondo li sposterò e qui comincio a modellarci tipo con lo strumento del tratto oppure posso trovare qui, quando ho fatto il tratto, ho tanti nodi. Io questi nodi li posso semplificare, c'è lo strumento di Escape che mi fa la semplificazione e diventa più facile lavorarci, perché quando ho tanti nodi diventa contorto il lavoro. Allora li semplifico, faccio qualche semplificazione a lui oppure qualcosa, intervengo manualmente e li levo e a questo punto io posso lavorare sulle curve, sui tracciati. Cosa posso fare? Mi sposto la falsariga e io il mio carattere, che ovviamente poi potrò anche sistemare se non mi piace. Stessa cosa con la B, la mia metto accanto, prendo le misure all'incirca e qui ricomincio e mi faccio nuovamente la mia lettera. A questo punto comincio a farmi la mia codifica con quello strumento di abbinamento. Se lo vado a aprire con Font Forge, il mio carattere, io a questo punto lo posso rimodellare, posso rifare le mie simulazioni con le metriche e andarlo a questo punto a salvare come si è visto prima, no? Type e lì c'è il mio carattere. Guardate ora, questo ora è soltanto parziale perché abbiamo fatto delle lettere sole, quindi in parte lascia in bianco. Abbiamo un foglio di scrittura, un writer, vedete che io seleziono il mio fonte, il mio carattere e lui mi scrive, ma non soltanto me lo scrive a una misura, ma se io vado nella barra e gli seleziono la dimensione, lui me la ingrandisce, lui mette il grassetto, mi può mettere l'inclinato, quindi c'è. Quindi cioè, diciamo, diventa un carattere utilizzabile a tutti gli effetti come quelli che io ho di base o che magari mi posso anche comprare o utilizzare in altro modo.
Se stessa cosa si può fare anche con FontForge. Allora, FontForge abbiamo visto che ha sempre questo strumento. Non ho capito, no. In quelle immagini dove si vedono i punti, sì. In quelle immagini lì uno può modificare il carattere. Lo puoi modificare perché quelli sono nodi. I nodi in pratica sono degli elementi che puoi spostare e hanno delle maniglie, hanno delle aste che a seconda di come è il movimento gli do magari una curvatura, gli do un angolo retto. Cioè quindi in pratica io mi plasmo il carattere in base alla sottoforma che ho, cioè potrei farla anche senza falsariga, cioè questa in questo caso è uno stratagemma per farmi aiutare, perché uso una base, però questa è una cosa che anche andare a misure, anche con la calcatrice e dire qui ci metto una distanza e qui ce ne metto un'altra. Però questa è proprio la proprietà dei disegni di disegno vettoriale, cioè che danno questi punti base che mi permettono spostandoli di modificarli. Domanda. Questo sistema di vettorializzazione sì. È comunque sia manuale, non c'è un sistema tipo OCR? No, allora ascolta, senti, questo effettivamente sì, è cosa interessante, io non l'ho provato. Ho provato a fargli magari un discorso di vettorializzazione direttamente da Escape, a dirgli te vettorializzami l'immagine bitmap, perché io quelle, l'immagine che ho la bitmap l'ho catturata, posso prendere anche la cattura dello schermo e poi me la ritaglio e me la uso. Allora, viene però in qualche parte viene un po' specisa, però diciamo, da un certo punto di vista ci si può lavorare sopra. Mi aiuto, insomma. Sì, dall'inocenza. Poi certo, è ovvio, io se vedo, guardando altri caratteri fatti, vedo che ci sono tante versioni, no? Quindi come tutte le cose sono soggette a revisione, faccio versione 1, 2, 3, 1, 1. Quindi vuol dire che chi ci lavora non è che al primo colpo mette il carattere, magari si mette lì e lo corregge. Certo, è un lavoro lungo, cioè, perché è molto impegnativo, soprattutto se si lavora su certi caratteri. Però alla fine io soprattutto per riprodurre, prima noi andiamo a casa dei libri della Divina Commedia, no? Lì basterebbe farci una foto e magari da una pagina e prendere le campioni di certi caratteri e uno riesce a riprodurre quelle parti lì. Fare dei capoversi richiede un lavoro impegnativo, però poi magari io quelle fonti che ho fatto lo metto in rete e c'è qualcun altro, lo lascio come licenza Creative Commons, c'è un altro che ci lavora sopra e me lo sistema, no? Quindi se ci si lavora più male, alla fine in rete abbiamo tutti un carattere che ora io magari lo prendo passivamente se lo trovo già fatto, ma lavorandoci anche sopra contribuisco e do un input se parto per farne costruire altri. Cioè tipo nella grafica, nel lavorare la grafica il font diciamo, è quasi l'etichetta base per poter lavorare, perché il font ti cattura l'attenzione del lettore, di quello che vede il manifesto. Quindi cioè, non è tempo perso alla fine, no? Però ce ne vuole tanto. Non so, che per fare due lettere ci ha avuto parecchio tempo. Ecco perché ho fatto delle schermate, perché se non facevo delle schermate si rischiava di perdersi. Programma qui permette anche la vettorizzazione. Sì, sì. Sì, c'hai uno strumento, c'è cioè una parte dove metti l'attracciato, gli dai vettorializza e ti fa già un disegno, gli puoi dare più gradi di raccolta dati, no? Più o meno selettivo. Anche volte dagliene troppo è peggio, perché io poi ho bisogno di una. Cioè il concetto è questo, io il pennino è di getto, prendo il pennino e tiro giù la riga. Se io lo faccio troppo, sì, posso fare un primo lato se voglio, e se ho un carattere particolare, però io ho bisogno di un segno netto, di getto, quindi ecco perché magari avere una tavoletta grafica sarebbe l'ideale. Una Wacom, un bambù, per esempio, ho visto con un'ottantina di euro si compra. Bisogna prenderci un po' la mano, perché non è facile. Se andiamo su FontForge, facciamo le stesse cose, no? Qui c'è, io ho il mio carattere, quello in bitmap, e me lo vado a importare, perché c'è uno strumento da file importazione, e io qui ricomincio a disegnarci sopra il mio font. No, qui in questo caso io ho fatto, allora, in questo caso qui io ho tracciato i contorni, però io ho potuto provare un'altra cosa, ho voluto dire, siccome il pennino alla fine quasi mi facesse dei quadrati, no? Dei rettangoli, io prendo lo strumento rettangolo e mi traccio quello che mi farebbe il mio pennino se usassi un pennino, per dargli un effetto più naturale possibile. In questo caso gli posso dare delle rotazioni e faccio delle
delle tracce secche, no? Diritte. Poi cosa faccio? Con quelle, questa cosa è uno strumento che mi permette di ruotare su un angolo, no? Quindi do un'inclinazione, vedete come funziona. Ecco, a questo punto, e qui si vede il discorso dei nodi, io cosa faccio ora? Che mi sono fatta queste aste. Vado su dei singoli nodi e me li vado a modificare. Ora qui su questa parte qui non c'è slide. Però prendo il nodo, lo sposto, l'allungo, vado sulla curva, la spingo e quindi praticamente mi dà quell'arcatura. Perché abbiamo visto prima era retta, no? Era un rettangolo, è diventata una curva perché ho spinto la parte. E i 3-step c'è anche uno strumento molto bello, come se gli dessi delle botte, no? delle pressioni sopra il disegno, qualunque esso sia, e quindi posso avere un effetto naturale, posso gestire la pressione, renderla più o meno sensibile. Se volessi fare una goccia d'acqua, gli do una spinta e gli do quell'effetto fluttuante, no? Ecco, a questo punto io cosa io ho nuovamente il mio carattere, che in questo caso qui me lo posso andare a aprire sulle metriche, me lo aggiusto perché qua è tutta una questione di aggiustamento. E io, vedete, qui per esempio quando aperto le metriche mi va già a mettere delle dimensioni. Queste dimensioni mi aiuteranno successivamente per fare gli altri caratteri, in modo da avere una certa regolarità. Se vado, questo è bello, per esempio, gli posso dare delle personalizzazioni, gli posso dire seguimi delle basi di certi stili particolari, questo è più ingrossato, potrei dirlo più piatto, più. Questo qui è più stretto perché qui ho degli strumenti dove posso anche già simulare gli effetti delle dimensioni, degli spessori. Cioè, ecco, allora qui potrei pensare, è come se avessi un pennino piatto, tipo un browser largo, oppure se avessi un pennino a punta fine, che ovviamente l'effetto è diverso. E qui sono diversi, e qui siamo tornati a questa parte. Quindi, ora io non so a che punto siamo con i tempi. Siamo quasi in fondo. Quindi io penso di aver finito, vi ringrazio per l'attenzione e chiudo qui il mio argomento.